Bentrovati con Pocket News, l'informazione delle fonti TV che viene diffusa in modo semplice e veloce, alla portata di tutti e soprattutto nelle tasche di tutti. Un'informazione che vuole fare il punto della situazione su quelle che sono le notizie più importanti da comprendere al volo. E volenti o nolenti, in questo periodo, ormai da un po' in realtà, dobbiamo dirlo, l'informazione ruota tutta intorno al tema coronavirus, Covid-19, perché è inevitabile. E lo diciamo ancora una volta che tutte le nostre azioni quotidiane, il nostro lavoro, insomma la nostra routine sia stata rimodulata dall'emergenza coronavirus. Emergenza che è partita naturalmente a inizio 2020, che poi si è un po' arrestata, un po' appannata, usiamo questo termine, nel periodo estivo e che però è ritornata insomma in forma più intensa con l'autunno, cosa prevedibile, ma insomma adesso diciamo che si stanno un po' tirando le somme per in qualche modo andare avanti e ripartire prima o poi, ci auguriamo. E allora, questo per dire che attraverso Pocket News, da questo momento in avanti, cercheremo di dialogare anche con tutti quei settori che sono maggiormente penalizzati da questa emergenza coronavirus, anche a causa delle restrizioni che vengono posizionate nella vita quotidiana. Parliamo di settori naturalmente lavorativi, ce ne sono, ahinoi, parecchi. E allora, il nostro compito sarà quello di, come detto, dialogare e far parlare i protagonisti di ciascun settore per capire di più, per capire quali sono le criticità, per capire quali possono essere le eventuali soluzioni e soprattutto com'è la riorganizzazione, perché lo abbiamo detto in apertura, tutti noi abbiamo dovuto rimodulare la nostra routine e la nostra quotidianità. A causa delle restrizioni che sono state messe in campo in questo momento per il ritorno dell'emergenza coronavirus, per la seconda ondata di Covid-19, anche il mondo dello sport italiano ha ricevuto nuove direttive da seguire. Brevemente, restrizioni che riguardano soprattutto gli sport di contatto a livello amatoriale, naturalmente per il discorso del distanziamento, come ad esempio il calcetto, insomma, cosa che magari molti di voi facevano e che adesso resta vietata se non per delle sedute singole o di allenamento, ma insomma con tutte delle regole ben precise da rispettare. Ma insomma, dobbiamo parlare con i protagonisti, questo è un po' il senso della trasmissione. Allora, con me oggi in collegamento ci sono Luca Garaffoni, allenatore della squadra di calcio femminile Idrostar Cesano Boscone. Luca, grazie per la tua disponibilità e bentrovato. Buongiorno e bentrovata. Grazie dunque a Luca Garaffoni e saluto anche una tua giocatrice, Leonora Pea, appunto giocatrice di Idrostar Cesano Boscone. Leonora, grazie per essere qui. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Allora, io partirei proprio da Luca Garaffoni, il mister della squadra, per capire quali sono le restrizioni a cui in questo momento siete sottoposti. Che cosa vi riguarda? Voi siete giocate nel campionato di eccellenza, così partiamo dalla categoria, diciamo, di riferimento. Esattamente. Purtroppo come LND noi siamo soggetti a tutto ciò che è il fermo in questo momento del calcio dilettantistico sostanzialmente. Quindi tutto ciò che non è a livello nazionale, quindi Serie A, Serie B, Serie C, a livello femminile, stra-progredendo a livello di campionato, mentre noi purtroppo come eccellenza, come promozione, siamo fermi. Quindi siamo in attesa di capire cosa deciderà l'LND di noi se farci proseguire o meno. Quindi insomma, diciamo che questo è il primo punto di partenza, Luca. Attualmente avete ricevuto questo brusco stop? Assolutamente sì, purtroppo è come fare un passo indietro di 6-7 mesi sostanzialmente, come fu l'anno scorso, quando a 3 giornate successive del ritorno ci fermarono e stettimo in attesa sostanzialmente sino alla conclusione. Chiaramente non penso che questo possa essere lo stesso caso e me lo auguro perché vorrebbe dire veramente una situazione generale molto complicata da questo punto di vista, perché purtroppo ad oggi tutto ciò che è partita, campionato o allenamento a livello di gruppo non ci è permesso. Ci è permesso invece un discorso di allenamento individuale, mantenendo 2 metri di distanza, cercando di lavorare su delle cose specifiche. Specifiche come può essere la tecnica individuale. Ecco, ovviamente Luca, poi adesso sento anche Leonora, chiaramente con il punto di vista da giocatrice, però insomma, inutile dire che non è la stessa cosa, no? Quando si parla di un gioco di squadra.
Assolutamente, non può essere minimamente paragonato. Nel breve può essere utile perché si può andare, avendo maggior tempo, a lavorare su ciò che può essere l'analitico, il dettaglio, sicuramente nulla che è tattica o che è un discorso di movimento collettivo. Va bene, allora Leonora, chiedo anche a te la stessa cosa, fondamentalmente che cosa si sta perdendo in questo momento? Allora, come ha già ribadito il mister, essendo uno sport di squadra, purtroppo ci sono dinamiche che a causa di questo Covid ci stanno veramente ammazzando mentalmente. E sicuramente è importante la parte atletica, è importante la parte fisica, è importante, penso che la cosa più importante di tutte sia veramente la parte mentale, che faccia la differenza lungo andare, assolutamente. Ecco, Leonora, infatti quello che ho detto in apertura non era niente di particolarmente originale, nel senso che ormai siamo abituati a ragionare sul fatto che le nostre abitudini siano cambiate. E però in questo caso non è solo un'abitudine, non so come spiegare, perché poi beh, tu sei giovanissima, sicuramente insomma, hai davanti a te una carriera, però insomma, è adesso forse, no, che si devono porre le basi e quindi è un qualcosa di più di una rimodulazione, credo io, però insomma chiedo anche a te. Sì, diciamo che lo sport è anche sacrificio, probabilmente questo è uno dei sacrifici più grandi che in questo momento dobbiamo fare. E sicuramente dover rinunciare a quello che è la parte più bella del calcio, quindi una partita, un incontro, uno spogliatoio, uno staff che ti segue, è veramente difficile. E spero che non dovremo abituarci in realtà a questi standard. Spero che dobbiamo solo sopperire in qualche modo a questa condizione e che si risolverà tutto il prima possibile. Certo, Luca, torno da te, oltretutto sarà retorico dirlo, ma insomma lo diciamo, lo sport peraltro è proprio aggregazione, per quello che dicevamo, insomma non è la stessa cosa, no? Ok, gli allenamenti possono continuare e magari ti chiedo anche come vi siete organizzati in questo momento, però chiaramente si perde tutta un'altra serie di cose che, come diceva anche Leonora, ci si augura possano tornare al più presto, questo vorrebbe dire che l'emergenza è passata. Ti chiedo quindi come vi state organizzando, ma soprattutto, che è una domanda che non vuole sfociare nella polemica assolutamente, anzi, questi sono spazi fatti apposta per capire, ma voi vi sentite un po' rappresentati dal paese? Cioè, perché poi ci sono dei settori che sono, lo dicevamo in apertura, maggiormente colpiti in questo contesto. Ecco, questi due aspetti mi piacerebbe analizzare con te. Allora, partendo dall'ultimo aspetto, sostanzialmente rappresentati, direi di no, perché chiaramente loro hanno definito di mandare avanti una determinata categoria che sicuramente porta, un indotto economico molto importante, può essere, come dicevo, a livello nazionale, Serie A, Serie B, Serie C. Tutto ciò che è dilettantismo, tutto ciò che è LND è stato, tra virgolette, tralasciato e abbandonato a se stesso. E qui mi ricollego poi a un discorso per cui la divisione è netta, perché noi esistiamo e possiamo andare avanti e possiamo provare a creare delle situazioni per cui si può andare a sperare di fare una filiera a livello femminile che può partire dalle allieve per la juniores e per sfociare in prima squadra, stando solo ed esclusivamente in vita grazie a sovvenzioni o a sponsor come la Granca, che è il nostro main sponsor. Da livello statale nulla, a livello generale non ci sentiamo tutelati in nessun modo da questo punto di vista, tant'è noi siamo stati i primi ad essere fermati insieme ai centri sportivi. Casualmente, se mi fermi il centro sportivo, va da sé che mi fermi anche l'attività agonistica che siamo noi come LND. E questo per rispondere al primo step. Sì, ecco, che poi, perdonami, mi inserisco ancora nuovamente, poi parliamo anche della riorganizzazione, dell'organizzazione del momento. C'è anche un po' una contraddizione di base, perché poi, insomma, a parte che è complicato in questo momento, ma in generale penso, stabilire dove e come il Covid si trasmetta maggiormente, no? Cioè basta un minimo contatto anche in una sede magari dove tradizionalmente è meno scontato che si trasmetta, insomma, mi verrebbe da dire, ma mi fermo qui, è un giudizio puramente così osservativo il mio, perché lungi da me cercare di andare a dire dove si trasmette il Covid, ma
Il fatto è questo, che appunto lo sport non si è fermato tutto, ma solo magari le categorie più piccole, cioè insomma non nazionali, come abbiamo detto in apertura. Quindi la contraddizione sta lì, cioè come si fa a stabilire che siate voi a trasmettere maggiormente il virus, no? Credo. Indubbiamente, il problema è che loro sono sottili nella differenza. Mi spiego, tutto ciò che può essere calcio aggregativo, o sport aggregativo, per cui c'è, si presume ci sia un contatto, tecnicamente loro lasciano proseguire ciò che può essere curato, ciò che può essere controllato. Quindi si vede Serie A, Serie B, Serie C, tamponi in successione. Mentre ciò che è LND chiaramente no, però giustamente è corretto quello che dici tu perché mi ricollego anch'io. Come si può pensare che in un centro sportivo dove c'è la misurazione della temperatura in entrata e in uscita, c'è un distanziamento comunque sempre di 1 metro se non 2, anche quando si è riaperto le prime volte gli spogliatoi, c'è stata una sanificazione. Io penso che a livello dilettantistico sia stato fatto veramente il massimo. Da questo punto di vista, e non riesco proprio a capire come si possa pensare che noi si possa, tra virgolette, far propagare il virus. Posso capire la decisione di non far spostare le squadre. Va bene, il Cesano Boscone non va in trasferta a Gavirate, mi sta bene, ma il discorso dell'allenamento in un campo sportivo dove sei all'aperto, dove il centro è sanificato, dove, mi ripeto, temperatura in ingresso e in uscita viene controllata e certificata. Io non penso e non so, ma correggimi tu, se esistano o se non esistono dei focolai all'interno dei centri sportivi. Io ad oggi non ne ho mai avuto nessun tipo di No, no, informazione. certo, insomma, diciamo che si è fatta una selezione sulla base di, boh, diciamo che si è nati un po' a esclusione, credo, in questo momento, poi insomma magari i fatti ci smentiranno. Eleonora, appunto, a proposito, ritorno da te sul discorso dell'organizzazione, ti chiedo adesso com'è cambiato il vostro modo di allenarvi e quanti allenamenti fate, come si sviluppano, insomma, rispetto a prima soprattutto. Beh, allora, ante Covid Ah sì, eravamo allora facciamo Luca e poi vado da Eleonora, assolutamente, Luca. Allora, ante Covid per noi era 3 allenamenti più la partita, quindi erano 4 incontri settimanali. Adesso attualmente noi abbiamo ripreso questa settimana la parte atletica in un centro sportivo destinato esclusivamente all'atletica leggera, dove chiaramente con il nostro preparatore, mantenendo le distanze, lavorando nell'arco di 1 ora, 1 ora e quarto, perché comunque alle 23 c'è il coprifuoco, quindi devi permettere anche alle giocatrici che non sono vicine di poter tornare a casa. Stiamo facendo questo. Quindi attualmente parte atletica una volta a settimana, fatta nel migliore del modo, seguito da un personal trainer che già gestiva la squadra antecedente. Chiaramente niente palla, niente tattica, niente tecnica, in attesa di capire settimana prossima se ci sarà un'apertura agli allenamenti individuali, che potrebbe voler dire prendere le 20-25 giocatrici, metterle su un metà campo di calcio a 11, un campo intero, distanziarle di 2-3 metri e andare a fare un lavoro prettamente tecnico e individuale. Questo Assolutamente. Questo è lo stato attuale delle cose. Eleonora, se vuoi aggiungere qualcosa anche da un punto di vista tuo, no? Cosa è cambiato proprio nel modo di prepararti all'allenamento e quindi in generale alla tua professione da calciatrice? Beh, io credo che il calcio in sé sicuramente sia uno sport che è composto da tante parti e come dicevo prima la parte atletica è importantissima. Sicuramente il non potersi allenare come prima fa la differenza, questo è inevitabile. E capisco che l'emergenza sia veramente alta e spero solo che il 6 novembre, cioè la data in cui teoricamente dovrebbero riprendere più o meno normalmente le cose, non sia un temporeggiare, ma sia veramente un nuovo inizio, perché io parlo per me, ma penso che sia così per tutte le ragazze, anche tutti i ragazzi che in questo momento sono fermi, non possono seguire la propria passione come hanno sempre fatto. È veramente una situazione pesante. Capisco che ci siano cose molto più importanti, assolutamente. Io ovviamente parlo da un punto di vista soggettivo e da un punto di vista di una ragazza di 20 anni che ha solo voglia di giocare. Certo. Però è veramente pesante.
Ecco, rimango ancora un attimo da te per una domanda proprio solo così. Mi piacerebbe capire quando hai capito che il calcio potesse essere, insomma, un elemento fondamentale della tua vita, cioè da quanto giochi a calcio e perché hai scelto il calcio. Allora, io in realtà ho sempre amato il calcio, ho sempre giocato con i miei compagni di classe, di scuola, ho sempre giocato con i miei cugini. I miei genitori non erano molto contenti di giocarsi a calcio, non è uno sport da donne, tutti questi Preferivano che tu discorsi facessi la fatti. ballerina, insomma, E quindi in diciamo realtà così. facevo karate, quindi non ero molto. Vabbè, allora eri già predestinata a uno sport che comunque notoriamente non è femminile, poi perché, insomma, non bisogna mai mettere limiti, ci mancherebbe altro, però notoriamente non lo è. Esatto, poi vabbè, in realtà ho iniziato e mi è sempre piaciuto, quindi la passione è quella, non è mai cambiata. Sicuramente iniziando a praticarlo mi sono appassionata ancora di più, poi entri nelle dinamiche, entri negli spogliatoi che veramente chi al di fuori non pratica uno sport di squadra è difficile capirlo, perché lo spogliatoio fa davvero tanto, cioè un gruppo è forse il motore più forte di tutti gli altri. E quindi in realtà ho sempre amato il calcio, semplicemente non avevo magari tutte le possibilità, anche perché si sta sviluppando probabilmente in questi ultimi anni il calcio femminile, quindi c'erano anche altri discorsi da dover tener conto, però veramente è Certo, una passione, è è tutto. proprio la passione. Beh, insomma, se lo sport non è passione, che cos'è? Poi ovviamente se si ha la fortuna anche di farlo diventare un lavoro, meglio ancora. Allora, Luca, anche per avviarci un po' a conclusioni, a partire anche da questa parte più emotiva, no? Diciamo così, che Lonara ci ha raccontato, che cosa si rischia di perdere se non si, come dire, se non si recupera anche il tempo perduto, chiaramente per necessità, questo è chiaro, però poi è altrettanto chiaro che dopo la necessità e il momento di stop, ci deve essere una reazione, altrimenti si perde. A parte la parte più emotiva, di gruppo, di sinergia, di aggregazione che porta lo sport, ma non dobbiamo dimenticarci che poi si perde tanto a livello proprio di socialità, anche di economia, no? Perché poi è tutto a catena il processo che si verrebbe a innescare se non si, prendono dei provvedimenti, ecco. Sicuramente sono tutti punti corretti, perché dietro a una squadra che fa un'eccellenza c'è un indotto, ci sono, come detto prima, società, sponsor che investono per vedere il loro brand girare, per vedere il marchio, per poter raggiungere determinati obiettivi, perché alla fine lo sport è agonismo, quindi tutto ciò che è la parte ludica va bene, ma tutto ciò che è la parte di agonismo, serve per poter fare andare avanti quello che è il motore, come dicevo, sia dei centri sportivi che delle società, di tutte le persone che poi ci vanno a lavorare, che la maggior parte chiamano lavoro è sbagliato perché non è retribuito a livello dilettantistico, quindi si parla veramente di pura passione. Si perde tutto ciò che è la parte emotiva, si perde tutto ciò che è la parte anche mentale di essere agonisti, perché è sempre un atleta, colui che alla fine partecipa a uno sport che sia di squadra che sia singolo, è perché ha bisogno di quella parte di sano stress, di impegno, di volersi confrontare con le sue compagne, con l'avversario. Quindi è una perdita a 360 gradi, ma non parlo di campionato che possa riprendere o meno, parlo proprio di un'attitudine mentale, di uno stile di vita che chi fa sport sa benissimo essere totalmente diverso da chi purtroppo non ha avuto la fortuna di praticare. Assolutamente, è vero, no, ma appunto è una passione finché rimane una passione, però le passioni spesso portano anche a essere, come dire, come ho detto prima, allargate a vero e proprio lavoro e quindi se non si parte da lì non c'è neanche lo step successivo per quello che è tutta una catena, no? E tutto avviene a cascata e bisogna tenere presente questo, insomma. Vabbè, io vi ringrazio per averci anche chiarito alcune dinamiche che se non si è nel settore dell'ambiente non si potevano comprendere, quindi Eleonora, insomma, cosa dobbiamo dire? Dobbiamo incrociare le dita, però, insomma, anche voi immagino che come gruppo stiate come dire, Tremendo. esatto, vero? Esatto. E stiate insistendo proprio sulla ripresa. Veramente, stiamo Assolutamente. facendo il conto alla rovescia, facciamo l'X sul calendario, come ripeto, come già detto prima, sperando che il 6 novembre sia un nuovo inizio e non un temporeggiare. Per ora facciamo quello che possiamo, diamo il massimo per quello che ci è concesso e poi
Più di così non possiamo fare, dobbiamo aspettare decisioni dall'alto. Certo, allora io lo dico qui mentre siamo in onda sulle fonti TV, appena ripartirà tutto, verremo a vedere un vostro allenamento, ma soprattutto una partita che è, insomma, è la parte più emozionale della cosa. Quindi riservateci un posto in prima fila, va bene? Lo devo chiedere al mister o posso chiedere a te, Eleonora? Mister, ci dà l'ok? Assolutamente, siete benvenuti. Va bene, allora in bocca al lupo naturalmente per questo momento, ma anche per le prossime sfide future a livello sportivo che vi aspettano. Grazie a Eleonora Pea, giocatrice, calciatrice di Idrostar Cesano Boscone, e grazie a Luca Garaffoni, mister della squadra femminile di calcio. Grazie a entrambi. Grazie mille ancora a voi per tutto. Grazie. E allora, noi chiudiamo questo appuntamento di Pocket News, l'informazione che si può leggere e avere dappertutto, e alla prossima puntata sulle fonti TV. Rimanete con noi.